Loredana Canavese, dirigente della provincia di Cuneo, la coordinatrice di questo progetto, che è un progetto importante, intanto sicuramente per le risorse che ci sono, perché alla fine quattro progetti insieme sono 6,7 milioni di euro, esatto. Poi per i territori e per i risultati che si potranno avere, giusto? Assolutamente sì, questa è stata per noi veramente una chance che non ci siamo lasciati sfuggire, insieme ai partner francesi, liguri, abbiamo fatto di tutto per arrivare a questi risultati. È un risultato importante perché è un territorio che ha bisogno di tanta cura, è un territorio fragile, è un territorio che ha comunque delle tantissime opportunità, e noi con questo progetto abbiamo l'ambizione non di risolvere i problemi. Chiaramente non potremmo da soli risolvere un problema importante come il dissesto idrogeologico, che ahimè ci accomuna tutti, ma possiamo con questa sfida, con questo prodotto turistico innovativo, ricercare una opportunità importante, dare un'alternativa ai nostri giovani per restare in queste nostre montagne, in queste nostre colline, e quindi questo per noi è stato veramente veramente importante. Ecco, scendendo un attimo nello specifico, un po' la panoramica di questi progetti che si vanno a presentare sui territori coinvolti. Allora, abbiamo questi quattro progetti che supportano la strategia del PITER e sono quattro progetti in linea con quattro obiettivi importanti della programmazione europea, in particolare di Interreg Alcotra, e sono i progetti che abbiamo chiamati, diciamo, raccogliendo la radice del PITER, Paysage, e l'abbiamo fatti diventare Pays Resilient, ovvero il tentativo che noi facciamo per arrivare a dare comunque una soluzione sul dissesto idrogeologico e per la cura del territorio. Il progetto Ecogetic, che è un progetto importante perché riguarda l'utilizzo dell'energia in modo sostenibile negli edifici pubblici. Il progetto Pays Capable, che raccoglie un po', diciamo, le istanze degli operatori che hanno bisogno di formazione, quindi formazione importante, formazione per operare al meglio, per accogliere meglio chi ci viene a trovare. E poi il progetto Clou, di cui la provincia di Cuneo è capofila, che è Pays Aimable. Quindi un paese bello, un paese piacevole, se non bello, perché la cura del territorio, l'uso dei materiali, la professionalizzazione degli operatori farà sì che questo prodotto turistico nuovo possa essere intanto conosciuto, dia consapevolezza ai territori delle loro opportunità e ci dia veramente una chance.